Bella raga, benvenuti in questo nuovo video di M Creator. In questo nuovo video vi dico subito che andiamo a vedere il bioma. Avremmo dovuto vedere la resipe, però mi si è buggata, non mi funziona, mi crasha sempre il gioco. Ho detto vaffanculo, lo farò un'altra volta. Quindi, Marl Biome, devo togliere sto caps perché rompe. Partiamo subito con lo spiegare, andiamo veloci veloci perché la cosa più lenta di tutto questo sarà trovarlo nel mondo praticamente. Allora, ground block, seguite i colori. Ground block di questo colore vuol dire i top block, quelli che stanno in cima. Noi mettiamo, li metto proprio a cazzo, ragazzi, è solo per farvi vedere. Gli underground block sono per i primi, mi sembra, tre strati o tre o quattro. Noi mettiamo blocchi d'oro. Poi, vogliamo generare laghi? No, non mi interessa. Tree generator, il generatore di alberi. Allora, ci sono tre metodi per generarli. Gli alberi della vanilla, che hanno solo quindi il tronco e le foglie. I custom tree blocks, cioè no, i vanilla trees possono anche avere le... No, non possono avere le vines, perfetto, fine. I custom tree blocks, dove possiamo aggiungere sia la frutta sia le vines, oppure delle schematic precise che vi fate voi, vi esportate e le mettete. Allora, io direi di non far... Ah, visto che si può farle spawnare le vines, mi sembrava strano. Allora, l'altezza minima dell'albero, io direi 5. Il blocco per... Anche qui seguite i colori. Le vines abbiamo detto che non ci interessano, anche perché non le facciamo spawnare. Il blocco per il tronco mettiamo l'ossidiana. Il branch sarebbero le foglie, mettiamo la spugna. La frutta e le vines non ci interessano. Next. Custom biome colors. Possiamo cambiare i colori dell'acqua, del grass, quindi dell'erba e del cielo, ma a me non interessa. Next. Ok, questa è la schermata più complicata, ma è anche la più facile, nel senso che ci sono tante cose che però se le capisci è una cavolata. Allora, i trees per chunk, ovviamente le aree di Minecraft si misurano in chunk. In questi chunk, che sono degli enormi quadrati, vengono spawnati, possono essere spawnati massimo 10 alberi, ok? Quindi 10, 20 si va a multipli. Grass per chunk, qui si va invece più 11 a volta. Ok, io lascerei solo i valori di default. Il grasso ovviamente non spawna sui blocchi di diamante, spawna solo su... non posso mettere a zero, vabbè. Lo spawna solo sulla terra, mi sembra. Flowers, i fiori... Non posso mettere zero. Sì, quindi anche qui metterei zero. Poi i mushroom non mi interessano per nulla, mettiamo zero. La sabbia nemmeno. Tutte queste cose sono per chunk. Poi i reeds direi di... Reeds e redstone. Canne da zucchero, perfetto. Le canne da zucchero sono le reeds, direi di lasciarle. No, non è vero, mettiamo zero. I cactus li lascerei. I dead bush sono come le nostre tine da piantina, li lascerei. Rain impossibility varia da 0 a 1, io direi di annullarla. La differenza tra l'altezza massima e l'altezza minima, direi di lasciare 0, 1 e 1. Qui è la grandezza del bioma, la default è 10, ok? Quando voi mettete, per esempio, cioè, quando voi andate a creare un mondo, potete scegliere se avere default, super piatto, oppure biomi larghi, oppure amplified. Io direi di aumentarla perché qui dice infatti che, logicamente, se mettete un numero più piccolo è molto più raro. Io direi di aumentarla, che ne so, a 60. Perfetto, e il bioma type hanno ovviamente tutti differenti tipologie. Nei warm biomes, cioè negli icy biomes per esempio, io direi di mettere warm, c'è la neve e anche la,
il ghiaccio, quindi è più facile che l'acqua congeli. Poi, le entità che possono spawnare, direi spawn all, ma sì, anche i blaze, vaffanculo. E facciamo finish. Ok, adesso ci sta creando il nostro bioma. Vediamo un po' se lo riusciamo a trovare o ci dovrò mettere un anno e mezzo. Ok, avviamo il gioco e quindi vediamo se funziona. Io vi dico che ancora adesso non ho voluto fare mettere tutto nella 1.5.6 perché non ho voglia. Non ho voglia di mettere cose dentro cose che non cambiano le cose. Quindi facciamoci andare bene la 1.5.5, anche perché la 1.5.6 non modda la 1.7.10, ha fissato solamente dei bug che io però non ho riscontrato. Come ho detto prima, ho riscontrato solo un bug nell'achievement, ma vi giuro che ho provato anche con la 1.5.6 e questo bug permane. C'è ancora, nel senso. E quindi non ho valutato nemmeno l'idea di esportare tutto oppure di farmi tutto nella 1.5.6. Comunque, io direi quindi di andare a creare un nuovo mondo, questo era quello vecchio. Poi survival, no, perfetto. Vedete come dicevo prima, default, super piatto, large biomes, amplified. Mettiamo default e facciamo crea un nuovo mondo. Allora, spero di trovarlo subito perché prima ho fatto una prova, l'ho messo a 55 e l'ho trovato dopo 2 minuti. Lasciandolo a 10, quindi col valore default, andare alla caccia di quel bioma era molto difficile. Cioè non l'ho trovato, stanno lì 10 minuti, buoni anche molto di più. Comunque, facciamo caricare un attimo, spero di non. No, dimmi che non sono spawnato sull'isoletta del solito. No, ma posso essere più sfigato di così? Ok, l'abbiamo trovato. Eccolo qua. E una volta trovato non c'è niente da sperimentare su questo bioma, a parte il fatto che quindi gli alberi non crescono qui perché non c'è la terra su cui farli crescere. Mi ero dimenticato un pochino. Comunque, spero che questo video vi sia piaciuto. Mettete un like, un pollice in su qui sotto per sapere se il video. Per farmi sapere se il video vi è piaciuto, mettete un dislike se non vi è piaciuto così saprò dove e come migliorarmi. Da Marne è tutto, ciao ragazzi!